Obiettivo Coppa Italia centrato per Booster Sizio, che fa di Casalmaggiore un sol baccone e porta a casa l'accesso ai quarti di finale del torneo. Questo valeva, oltre ai canonici punti in palio, la sfida della Iwork Arena, sia per le Bustocche che per le Casalasche, con la sfida che finalmente completa il quadro del girone di andata. Una vittoria che dunque significa doppio per le farfalle, che fanno bottino pieno approfittando dell'ennesimo momento non semplice della travagliata stagione della truppa di Parisi. Nel giorno del compleanno del volley, il ritorno a Palazzo di Re Carlo è sullo sfondo della più classica trama dell'allievo contro il maestro. Allievo che, come da copione, ma suo malgrado lo supera. Musso dimostra di aver fatto i compiti, impostando subito la gara sulle difficoltà al servizio, ormai croniche, delle maggiorine, forte anche dell'abilità invece dei 9 metri delle proprie giocatrici. Ma le biancorosse sono ormai una squadra che propone un gran volley e il resto viene da sé. La difesa resiste, la ricezione migliora e l'attacco è letale. Inevitabilmente MVP della sfida un Alexa Gray da 25 punti in 3 set, senza contare l'ottima prova di Mingardi e le solite Olivotto e Stevanovic. Dall'altra parte non la valgono gli sforzi di Montibeller e la sconfitta rischia di far passare persino in secondo piano l'ottima partita di Cerrocchi, sostituta all'ultimo ma che non fa rimpiangere Stufi. Semplicemente il divario è troppo. La VBC e più torna KO dopo due ottime gare e pensa già alla sfida di ritorno del Pararadi tra poche settimane. Per la Unity Work è l'ottavo successo consecutivo tra campionato e Champions League, più che abbastanza per tornare a sedersi al tavolo dei grandi. All credit to my team. Jordan is making it real easy, and our set and our middles, they hold their middle, so I have one-on-ones all the time, so they're making me look really good.